Preston! Uno con lo Preston! Uno con lo Preston! E benvenuti su Debutto al Gatto dell'altro. Oggi siamo qui con Evoluke, nel primo episodio di Due Uomini e una Macchina, l'import-export come non l'avete mai visto. Eccoci qua, con questa nuova... La serie più attesa! È la serie più attesa, anche se non ne sapete nulla, ma ve lo dico, sarà una serie attesissima ogni volta che tornerete... Ma che cazzo! Perché la polizia? Vabbè, comunque, vedete, questo video è la macchina. Sarà una serie ignorantissima. E comunque vi dico, oggi pomeriggio esce il secondo episodio di questa serie. Oggi pomeriggio, quindi oggi due video. Pomeriggio, secondo episodio di questa serie che abbiamo già registrato, veramente veramente bellissimo, quindi attivate la campanellina e iscrivetevi. Ruba loro. Perché succede? No, c'è uno con l'oppressor Mark 2, che palle. Vabbè. Perché succederanno di quelle cose veramente incredibili, ve lo dico, sarà una serie super ignorante. Purtroppo solo io mi farò i soldi per il nostro... Ma quando tra poco ho già un milione, manca solo 500.000 e ce l'avrò anch'io il magazzino, perciò stiamo tranquilli. Anzi, prima aspettiamo che esca il nuovo DLC. Il nuovo DLC, perché piccolo spoiler, uscirà anche una serie in cui ci faremo i soldi per il DLC. Vi dico solo questo. Iscrivetevi, attivate la campanellina, seguiteci su Instagram e voglio che tiro basso ufficiale. Se adesso dovrebbero comparirvi in alto, a destra. Uno e punto e voglio che tiro basso ufficiale. Uno e punto l'altro e il mio privato Loremedu. E niente, adesso ci stiamo recando al magazzino dei veicoli di Evoluke per esportare due veicoli di fascia. Va bene. Hai visto? Uno mi ha invitato. Ah, tu devi. Ma perché? Cosa hai fatto? No, sto ridendo perché gli sono arrivati due stelle così. E anche perché prima io faccio due veicoli di fascia e tu media. Ma ok, vabbè. Vi avevamo detto che era una serie ignorante. Ecco, abbiamo la dimostrazione. Comunque, ci vediamo quando arriviamo al magazzino dei veicoli. Ecco. Sani e salvi, pronti per esportare. A tra poco. Eccoci qua, siamo arrivati al magazzino della Evoluke Corp. C'è Evoluke qui, pronto a cercare nuovi acquirenti per i suoi veicoli di fascia media. Io adesso l'avevo detto in un video, poi capirete poi dopo. Perché pomeriggio, tra qualche ora. No, uscirà magari tra... Ah, no, pensavo nel video dopo. No, perché ho fatto la serie Due Uomini in una Macchina, però dove io rubavo le automobili da solo. Perché comunque ecco, no? E ho rubato l'auto che ti ho dato e avevo detto proprio quest'auto la faremo guidare a The Butan Gas Man. L'ho detto proprio. Ricordati, meglio la modifichi più soldi ti dà. Fa un po' schifo, sì. No, adesso allora... so che tutti scriveranno nei commenti un'altra cosa. Prese d'aria personalizzate. Paraurti anteriore, splitter doppi. È molto juventina, però secondo me ci sta. Il problema è il colore delle ruote che è da cambiare. Allora, miglioramenti prestazioni, carrozzeria, il paraurti. Posteriore. Sì, in carbonio. Boh, ragazzi, io faccio tutto abbastanza a caso. Questo ci sta. Ma no! Perché? Sì, kit neon. Ok, i neon. Colore neon. Verde. No, aspetta, però dobbiamo farli blu, magari ci sta un sacco. Però aspetta, il colore interno lo faccio blu allora. Sì, no, non posso più modificarlo, vabbè. Scialla. Allora facciamo il colore nero. Allora le ruote le facciamo cerchioni stagno. Oh, è la prima volta che finisco prima di te. Così vanno abbastanza schifo, no, va bene. Cerchioni. Ah, facciamolo così normale, vai. Ho fatto un'auto, l'Entity XF. Questa Lincoln Jester l'ho fatta, non dico bene, però aspetta a schiacciare l'acceleratore. Sì, vediamo chi è davanti e via. Di solito sei avanti te. Infatti. Mamma mia, penso che c'era un tipo. Ok, si inizia. 3 km, la serie finita. Guarda cosa abbiamo davanti. Parlando di faggio. Questo lo capirete in una serie che vi abbiamo spoilerato prima. Ho sbattuto. Ma dai, ma veramente? sì, vabbè, ma adesso vado serio. È appena sono uscito male. Cavò. No, ho un minuto. 99.000 però, quanti danni hai fatto? 69 dollari. Vabbè, appunto, dai, Tommy, 69 dollari. Ti ho offerto sì. L'Ester, ti ho offerto. Mi
Ricky, quante volte ti ho offerto io? Quante volte ti ho offerto io un botto di cose? Quando? Ma ci ho sempre aiutato. Oltre agli figli tra i due youtuber, tra i due colleghi. Tommy, tu, esatto, tu mi metti un sacco d'ansia, perché tu vai dritto per dritto. Io ho paura di sbandare agli incroci, perché se becco un'auto che passa... Ma per la vita io sono abituato a guidare a questa velocità. Sì, hai, ma il problema è che se passa... Hai il cash tra le mani, sei abituato a portare auto del genere. Ecco, questo qua mi stava per entrare nel culo, però... Vabbè, stavamo parlando. Allora, oh, questo sembra uno sport tranquillo. La gufo. Ah, sì, cavoli, è rosso il semaforo. Ma noi passiamo lo spazio. Ma no, ho sbagliato. Bella, perché ti ho dato un'auto di fascia bassa e questa è di fascia media. Devo darti un'auto di fascia media. Ho sbagliato. Bella, raga. Comunque, una fascia. Ah, pure fascia bassa c'ho. È schiena. E con questi 90... con questi 99.000, sapete cosa mi compro? Una nuova moto. Piccolo, no, ma anche voglio una nuova moto. Oh. Io sì, con questi 99.000 mi comprerò una nuova moto. E allora, perché? No, non spoileriamo ancora niente. Non sono ancora, esatto, pronti. Lo oh, no, esatto, vabbè, che sono in contromano. Non sono ancora pronti. Ma anche poi se no perdiamo tanti iscritti. Perdiamo tutti gli iscritti che sanno giocare a GTA. Per la serie. Che dovremmo fare. Oh! Ma perché becco tutti i semafori rossi? Ma tu fai attenzione, rallenta quando devi arrivare agli incroci. Sì, l'ho appena fatto. Sì. Ok, il semaforo è verde. Ecco, io ho appena fatto la curva della morte. Ecco che arrivano giù sparati a questa curva. Hai presente? La curva della morte. Io sto per andare a sbandare ancora. Sì, ho presente la curva della morte. Ha consegnato un veicolo. Ok, dai. Oh, questa è andata bene rispetto a quella che vedrete oggi pomeriggio. Sì, ecco. Mi stavo per andare a sbattere contro un cartello, non ci ho sbattuto, non so. Uno con lo pressor! Uno con lo pressor! Uno con lo pressor! Una mossa, dove sei? Sto correndo, sono con lo pressor, mi sto aspettando! Sparagli, sparagli! Sono dall'altra parte, ma tu sei lentissimo, ma perché sei così lento? Via, 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 via! Vai. Bravo! Vai, l'ho ucciso! Bravissimo, bravissimo! Sei un pro, sei un grandissimo! Ma cosa stai facendo? Sì! Cioè, e che godo! Godo! Vabbè, 10.000 di bonus! Sì! Grande! Oh, e mi ci compro una moto! Oggi ci tiene, infatti anche adesso mi compro una moto. Cambiamo sessione, ma se no questo qua con l'oppresso ci scassa la minchia tutta la vita. Ma è più bello, cambia da te. Nel mentre mi compro un'altra moto. Mi compro... No, io devo comprare un'altra moto. Guarda, c'è lì la sua oppresso. Aspetta, prima voglio andarla a percularlo un po'. Metto tipo la modalità passiva. Anch'io. No, non posso. Quando si gioca come guardia si gioca... Ah no, allora, ti lascio il servizio sicuro, serve. Abito la modalità passiva. Sì. Se nascosta.